Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Luca Palamara, il PG della Cassazione, dice strategia di danneggiamento del procuratore Creazzo per esigenze di Luca Lotti. Il 21 luglio inizierà il processo disciplinare per l'ex presidente dell'ANM, per cui la Procura di Perugia ha chiuso le indagini. Il comportamento scorretto del PM riguarderebbe inoltre, a giudizio della Procura Generale della Cassazione, anche i colleghi romani Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma, e Paolo Ielo, procuratore aggiunto. Regionali Liguria, Grillo conferma l'appoggio alla candidatura a governatore di Ferruccio Sanza, la telefonata con Crimi e Di Maio. Così il garante del Movimento 5 Stelle ha chiuso i retroscena avanzati da Repubblica circa uno stop alla scelta in tandem con il PD del giornalista del Fatto Quotidiano come sfidante di Giovanni Toti. In mattinata era stato già Crimi a confermare che sul sostegno non c'è alcun dubbio da parte di nessuno nel Movimento. E l'ex capo politico ha accordato con il suo profilo personale un like a un post del parlamentare Francesco Silvestri che rilanciava la candidatura. Rientro a scuola, i sindacati dicono non ci sono le condizioni per ripartire a settembre. Azzolina risponde: si riaprirà regolarmente, le spiegherò in TV. La FLC-CGL, la CISL Scuola e la WIL Scuola, la SNALS e Gilda lanciano l'allarme sui posti previsti, interventi di edilizia leggera, spazi alternativi alle aule e risorse per la connettività. La ministra dell'istruzione ha detto: spiegherò in televisione ed escludo nuovi lockdown. Dai sindacati mi aspetto responsabilità. 'Ndrangheta in Valle d'Aosta, 12 condanne nel processo Gena. 12 anni e 8 mesi a Bruno Nirta, considerato dalla DDA capo della Cosca, condannato a 4 anni e 6 mesi anche l'avvocato penalista Carlo Maria Romeo. Secondo i suoi legali sarebbe caduta l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il procedimento si è svolto a Torino con rito abbreviato, mentre ad Aosta va avanti il dibattimento per i 5 imputati che hanno scelto il rito ordinario. Fondi Lega alla Guardia di Finanza nella sede di Lombardia Film Commission, a sostegni consegnati 5.000 euro, dicono. Un'indagine che di fatto è alle battute iniziali e per questo gli investigatori hanno la necessità di raccogliere tutto il materiale da analizzare e sentire anche le testimonianze. Il dettaglio emerge dall'inchiesta che corre in parallelo con quella genovese sui fondi della Lega. Salvini ha detto: sono assolutamente tranquilla, non ho paura di niente e di nessuno. Notizie dal Treviso e dal Veneto. Lutto nell'URSS 2, è mancato Pierantonio Novello, primario di anestesia all'ospedale di Oderzo. Da 2 anni combatteva contro un tumore che si era ripresentato dopo una prima comparsa una decina di anni fa. Schianto tra camion al casello di Treviso Sud, traffico nel caos. Un camion delle poste è rimasto coinvolto in un tamponamento con un altro mezzo pesante. Il bilancio dello scontro è di un ferito. Oliviero Toscani dice: i Benetton hanno un'integrità morale fuori da ogni discussione. Parla il fotografo, appunto, che per anni ha collaborato con la famiglia di Ponzano. Dice: ho conosciuto Luciano nel 1980 e non ho mai incontrato persone più oneste in vita mia. Questo è un paese di cattiveria, frustrazione e invidia per il successo. Primo weekend da bollino rosso sulle autostrade del nord-est. Per quanto riguarda i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle 8 alle 16 di sabato 18 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 19 luglio. Rischia di morire dopo l'intervento per il pacemaker, è stata salvata dai medici. Intervento salvavita all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, eseguito dall'equipe guidata dal dottor Carlo Cernetti, direttore del Dipartimento Neurocardiovascolare. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Udine, insomma, la nuova piazza San Giacomo, dopo mesi di attese e qualche polemica, è arrivato il nuovo arredo con sedie, tavolini, ombrelloni e fioriere per piazza San Giacomo, il salotto pulmone della città di Udine. Soddisfatti gli amministratori comunali e gli operatori dei 7 locali che hanno aderito all'iniziativa, che hanno investito 4.000 euro ciascuno.
La speranza del Comune e della Soprintendenza regionale è che, concedendo di sfruttare maggiormente lo spazio, si dia ossigeno all'economia dei gestori costretti a restare chiusi durante il lockdown. A Gorizia, senso unico e ciclabile in corso Italia. A Gorizia sarà radicalmente modificata la viabilità dell'arteria più importante della città. Nel giro di qualche mese in corso Italia sarà infatti introdotto il senso unico di circolazione che partirà dalla rotatoria di Piazza Saba a ridosso della stazione ferroviaria e arriverà fino a Via Diaz al confine con l'isola pedonale di Corso Verdi. Friuli Venezia Giulia strade, il bilancio in utile e lavori in corso. Si chiude con un utile di poco più di 67.000 euro il bilancio 2019 di Friuli Venezia Giulia strade, approvato venerdì 17 luglio nel corso dell'Assemblea Generale. Il documento contabile è il primo che prevede una gestione integrata in seguito all'accorpamento di alcune funzioni prima appartenenti alla viabilità delle ex province. Io sono Friuli Venezia Giulia, nuovo marchio per l'agroalimentare. Per ottenere il nuovo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia bisognerà rispondere a criteri ambientali, economici e sociali, a partire dall'utilizzo di prodotti del territorio. Riguarderà tutta la filiera dell'agroalimentare della regione, dai produttori ai distributori, e una volta ottenuto bisognerà meritarsi la riconferma se non le aziende non dimostreranno un miglioramento del loro livello di sostenibilità entro 3 anni, la concessione del marchio sarà sospesa. L'iniziativa promossa dalla regione con l'agenzia AgriFood Friuli Venezia Giulia partirà a settembre. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.